lunedì, prima l'abbiamo fatto il 25 aprile, questa volta invece lo dedichiamo alla scienza. E i due ospiti sono due ospiti molto importanti, oltre che essere molto graditi. Diciamo, più che per galanteria, proprio perché è messa anche tipologicamente su, la ricercatrice Giulia Urso, che lavora al Gran Sasso Science Institute. Buonasera, Giulia, grazie di aver accettato il nostro invito. Sera Oscar, grazie a te per l'invito. E invece, posizionato giù, diciamo, nella grafica del sito, ma posizionato su rispetto invece ai ruoli, il rettore del Gran Sasso Science Institute, Eugenio Coccia. Buonasera, rettore, grazie anche a lei di aver accettato l'invito. Buonasera, sono contento di essere qui con voi stasera. Allora, pagina 21, appunto la rivista online della Fondazione Di Bagno, che tra le altre cose organizza il Festival Lector in Fabula, che ha già visto il professor Coccia ospite in un paio di occasioni e che vede il Gran Sasso Science Institute come uno dei partner della nostra manifestazione. Oggi però non parleremo di Lector in Fabula, ma parleremo di cose molto interessanti, a partire da questa bellissima iniziativa del Gran Sasso Science Institute, che è il maggio del GSSI per le scuole, un ricco programma di tantissime lezioni che sono iniziate l'8 di maggio e finiranno il 29 di maggio e che sono, visti i tempi, disponibili online, quindi dando la possibilità anche a chi, diciamo, prima della pandemia non poteva avere accesso a queste lezioni. Vi dico i titoli delle prime due lezioni che ci sono state, delle prime tre: L'universo oscuro del professor Ferroni, La ricerca di materia oscura, Rendere visibile l'invisibile della professoressa Barracchini e Da Pitagora all'antimateria del professor Bissani, quindi dando la possibilità anche a noi che non siamo studenti del GSSI o ricercatori di poter accedere invece a delle materie che ci hanno insegnato alcuni bestseller come quello di Carlo Rovelli, Sette piccole lezioni di fisica, sappiamo interessano molti. Allora, professor Coccia, ci vuole spiegare perché avete pensato questa iniziativa e che cos'è un po' più nello specifico? Ma innanzitutto è dall'inizio del lockdown, come si dice, che noi facciamo le lezioni per i nostri studenti di dottorato in modalità telematica. È una modalità che ha mostrato di funzionare, voglio dire, per necessità, se vogliamo, uno fa di necessità virtù in qualche modo. Però questo ci ha dato modo di riflettere sul fatto che lezioni, diciamo, progettate per un pubblico come quello delle scuole superiori, poteva essere un'iniziativa, diciamo, gradita, ma anche importante. Questo perché naturalmente anche gli studenti delle scuole superiori hanno tutta la loro attività per via telematica e pensavamo di inserirci nel mese di maggio, che è un mese in cui, per esempio, l'ultimo mese dell'anno, diciamo, accademico, dell'anno scolastico. Ed è il mese in cui, per esempio, i ragazzi di quinta non possono evitare di riflettere su quali sono i propri interessi per capire se vogliono fare l'università e quindi come orientarsi. E d'altro canto abbiamo pensato anche a questi studenti chiusi in casa con il programma scolastico, ma che magari avevano una curiosità di andare anche oltre il programma scolastico. E quindi, non so, come dire, un po' per distrarsi, ma un po' anche per avere stimoli per altri interessi. Io ricordo sempre una frase bellissima che dice che l'educazione non è riempire un secchio, ma accendere un fuoco. Ecco, l'idea di interagire con gli studenti con delle lezioni che parlassero non del programma scolastico, ma che andassero al di là, ci è sembrata, insomma, un'iniziativa che poteva essere interessante e un'iniziativa che poi ha coinvolto i nostri ricercatori, i professori, devo dire, subito molto volentieri. Naturalmente, essendo il mese di maggio limitato, poi l'ultimo mese, abbiamo dovuto limitare anche il numero di lezioni. Abbiamo fatto queste 12 lezioni dedicate a loro su varie tematiche, dalla fisica alla matematica, alle scienze sociali, appunto, alla computer science, sperando di intercettare più studenti possibili, in realtà più cittadini possibili, che poi le lezioni, come tu hai ricordato, Oscar, sono aperte a tutti, e quindi di fare qualcosa che potremmo anche pensare
di replicare in futuro. E quindi in questo senso, diciamo, in questo periodo si ascoltano molte versioni sulla democraticità del mezzo di internet, sulle chiusure, sulle democrazie che sarebbero diventate democrature. Insomma, ci sono tante discussioni su questo essere chiusi. Questa applicazione, invece, questo utilizzo delle nuove tecnologie, invece, a me pare una grande apertura democratica, cioè dare accesso, per esempio, possibilità di ascoltare. Per esempio, parlare dell'universo oscuro, francamente, non capita né in tutti i giorni, né in tutte le città, e né con personale così qualificato, sul quale poi torneremo. Giulia Urso, domani tu farai una lezione, che si intitola La resilienza delle aree interne. Scusami, mi è venuto istintivo il tu, ritorno a lei. La resilienza delle aree interne. Perché tu sei una ricercatrice in geografia economica e ti occupi di quella quarta gamba del GSSI che è quella delle scienze sociali. Ecco, ti volevo chiedere, ci puoi dire in maniera molto sintetica di che cosa parlerai domani? Intanto di quali aree interne parliamo e qual è il cuore della comunicazione tua di domani? Sì, domani io introdurrò ai ragazzi il concetto di resilienza per come è interpretato dalle scienze regionali e dalla geografia e quello di aree interne. Quindi vedremo come il concetto di resilienza si declina quando ragioniamo di aree interne. Di che aree interne parliamo? Parliamo per lo più delle aree interne italiane, cercando di contestualizzarle però nel contesto europeo. E quindi di quelle aree interne che sono oggetto di un grande dibattito ormai da anni in Italia, ma anche in Europa, per come sono state definite, almeno in Italia, da una strategia che le ha identificate e classificate in modo molto chiaro. Sarà un po' difficile domani parlare, domani è la prima lezione, come hai ricordato, di scienze sociali, e sarà un po' difficile magari parlare dopo, chi ha illustrato i misteri del cosmo. Però in realtà domani farò vedere come anche sulla Terra abbiamo questi buchi neri di aree di cui forse non si sa ancora tutto e che in qualche modo si sono rivelate e hanno richiesto attenzione attraverso un'onda per mantenere la metafora con i buchi neri, che è proprio l'ondata del populismo. Quindi parlerò anche di tutta questa teoria dei luoghi che non contano, della geografia del malcontento, e da lì svilupperò il concetto di resilienza e lo declinerò sulle aree interne italiane, a partire da alcuni studi che abbiamo fatto chiaramente al GSSI. Per chi vuole seguirlo, questo intervento domani della professoressa Giulia Urso è previsto alle ore 11. Tornerei da lei, rettore, perché in un bel contributo che abbiamo avuto su pagina 21 del professor Ferroni, di cui poi le volevo chiedere, però il professor Ferroni iniziava con una domanda retorica, diceva: molte volte mi capitano persone che mi chiedono, vabbè, ma le cose che studiate voi a che cosa servono? Cioè, che studiate la massa oscura, i buchi neri, cioè queste cose a noi praticamente a che cosa servono? Ecco, io molto banalmente vorrei farle, lei è stato anche direttore dei laboratori dell'Istituto del Gran Sasso, no? Del Laboratorio Nazionale di Fisica del Gran Sasso, dove voi andate, come lei mi ha spiegato più volte, andate sottoterra per guardare molto in alto. Ecco, ci vuole spiegare a che cosa servono praticamente i vostri studi che apparentemente sono così proprio complessi anche solo da capire? Allora, cominciamo col dire che uno viene attratto da questi studi non perché pensa che servano a qualcosa, cioè non perché si pensa che abbiano delle ricadute evidenti. Si cominciano questi studi per sete di conoscenza, per curiosità, per passione. È ovvio che noi siamo su un pezzettino di un pianeta, che fluttua nel vuoto, vicino a una stella di dimensioni medio-piccole, in mezzo al vuoto. E poi, dopo un po' di vuoto, arrivano altre stelle, scopriamo che siamo in una galassia, che ce ne sono miliardi. Allora, tutto questo porta, naturalmente, oltre a domande di tipo filosofico e anche mistico, ma anche a domande: ma perché? Ma come mai? Quali sono, come dire,
le leggi fondamentali della natura che hanno portato a tutto questo. Ecco, diciamo, questo approccio è, come si dice, guidato dalla curiosità, dalla sete della conoscenza. Poi uno scopre che facendo questo tipo di ricerche ci sono delle ricadute che sono impensabili, e questo ce lo dice proprio la storia. A partire dal famoso aneddoto che io cito spesso, quello di Faraday, no? Michael Faraday è stato l'iniziatore di tutti gli studi sull'elettromagnetismo, e di fatto il primo ministro dell'epoca andò a visitarlo nel suo laboratorio mentre lui faceva questi esperimenti con i fili percorsi da corrente che facevano deviare gli aghi magnetici delle bussole, fili che si attraevano, si respingevano a secondo che le correnti andavano nello stesso senso, in senso opposto. E il primo ministro disse: "Ah, molto interessante tutto questo, ma a che serve?" E Faraday gli rispose: "Ma guardi, sui due piedi non glielo saprei dire, ma sicuramente un suo successore ci metterà sopra una tassa, sopra queste mie ricerche." Cioè, da lì è nato l'energia elettromagnetica, l'elettromagnetismo, tutti gli usi che poi abbiamo fatto, della luce elettrica ai televisori e ai computer. Ma ecco che questa rottura di paradigma, cioè passare dalle candele alla luce elettrica, non si è verificato perché qualcuno ha cercato di fare le candele più, diciamo, di migliorarle, di farle durare di più. C'era anche questa ricerca applicata, ma in verità facendo una ricerca del tutto diversa, guidata semplicemente dal fatto di capire come funziona la natura, si è poi avuto un'applicazione straordinaria come questo. La stessa cosa passando dalle carrozze a cavalli al motore. Non è che il motore elettrico è stato inventato da quelli che cercavano di fare cavalli più robusti che riuscissero a portare carrozze più pesanti. È stata proprio una cosa completamente impensata, un'applicazione come quella. E così oggi, e questo lo citava anche Ferroni nel suo articolo, si curano i tumori con i fasci di protoni, ma i protoni sono stati messi negli acceleratori per mandarli a scontrare uno con l'altro e cercare di capire come sono fatti dentro, non per un'applicazione immediata. Ecco, poi scopri che in quel modo, con un pennellino, diciamo, di protoni, puoi curare i tumori in maniera me molto meno invasiva che con un... Ma si potrebbero fare tanti esempi. Gran parte dei progressi della medicina moderna sono grazie a dispositivi che sono venuti fuori e dai fisici, dagli ingegneri, ma pensati per tutt'altre applicazioni. Quindi ecco, la storia del progresso, della migliore qualità della vita, degli esseri umani è una storia che comincia sempre alla base con una sete di conoscenza che non era motivata dall'utilità, ma che era motivata unicamente dalla sete di conoscenza, quella motivazione che ha dietro anche l'arte. Chissà perché nessuno ha in mente di chiedere Certo. a che serve una sinfonia di Beethoven, a che serve della Cappella Sistina del Giudizio Universale, a che serve? Sono espressioni umane senza le quali la nostra vita avrebbe molto meno senso. Certo, la comprensione, cioè, ci aiutano a comprendere intanto il concetto stesso, formano il concetto stesso di bellezza, no? Per certi versi. Professoressa Urso, prima parlavamo appunto di questa sua lezione di domani, la resilienza delle aree interne. Mi viene da pensare, pensando proprio a questo periodo, questo della pandemia che ci ha costretti a stare tutti all'interno delle nostre case, che nella pubblicistica e anche nei media è passato molto, in questi 60 mesi sono passate immagini delle grandi città, film su Roma, su New York, su Londra. Gli animali che si sono riappropriati delle città, delle strade, che ovviamente ha avuto un grande impatto. Cioè, le città davvero, i media dicono non sono mai state così vuote, io dico non sono mai state così piene, perché le macchine per abitare, che sono gli edifici, non sono mai state e non saranno mai più così piene. Però nessuno, o comunque in maniera molto limitata, ha parlato dei centri dell'interno, le cose di cui vi occupate voi poi nei vostri studi di scienze sociali. Ecco, le volevo chiedere, secondo lei, da un punto di vista della sua sensazione, intanto perché nessuno si è posto il problema, e
E secondo, che cosa è successo? Se avete avuto già modo di monitorare o di approfondire questo tema, poi che cosa è successo invece, per esempio, in un piccolo comune, che ne so, dell'Abruzzo piuttosto che della Puglia, di 400 abitanti, di cui 380 hanno più di 80 anni? Questo isolamento, che cosa ha creato? Che cosa ci lascerà? Beh, non mi sorprende il fatto che a ricevere l'attenzione un po' generale dei media, ma anche delle politiche, siano state in primo luogo le città, perché in realtà è una cosa piuttosto nota, e anche quello che dirò un po' domani, quindi questa idea di politiche anche regionali che hanno interpretato come le città come motori di sviluppo, e quindi è anche un po' quello che ha prodotto in qualche modo il malcontento forse di questa scarsa attenzione per queste aree, e quello che poi ha anche prodotto un po' il malcontento che abbiamo visto in questi ultimi anni. Relativamente all'emergenza che stiamo vivendo, chiaramente una delle problematiche principali da cui poi prende anche ispirazione in qualche modo la SNAI è la disuguaglianza che in questi luoghi esiste in merito ad alcuni temi centrali che si sono fatti ancora più centrali con l'emergenza Covid. Ad esempio il divario digitale è in una fase in cui la soluzione individuata è lo smart working, e non nel breve periodo, ma forse anche nel lungo periodo bisogna cominciare a ragionare su come riorganizzare determinati servizi, anche servizi di prossimità. Sì, no, mi ero distratto perché era arrivato un messaggio. Certo, è un tema, però questo non a caso oggetto dello studio di tantissimi, diciamo, di tantissime persone diverse, ne parlavamo prima del collegamento, no? Che appunto focalizzano la loro attenzione sui centri minori, non tanto in quanto minori, diciamo, dal punto di vista della dimensione, ma proprio dal punto di vista delle relazioni sociali tra le persone, cioè. È, diciamo, una scarsa attenzione che è figlia di politiche che appunto assecondano per certi versi questa tendenza delle persone a lasciare la campagna oppure i piccoli borghi per andare in città. Di una visione che in realtà non tiene conto dei costi di vivere ai margini, tra virgolette, comunque lontani dai centri. E il pericolo che io vedo è che questi costi, proprio vista la necessità di alcuni servizi che in quelle aree sono mancanti, che questi costi possano essere ancora più alti e quindi possano spingere le persone a non sopportarli più se non abbandonare, sì. Professor Coccia, tornando per un attimo alla questione di prima di cui eravamo partiti del professor Ferroni, credo vi abbia fatto molto piacere a voi come università avere due vostri in questo momento insegnanti, sia il professor Ferroni che il professor Cristian Galbiati, che sono stati gli autori di una, appunto, di aver messo a frutto le conoscenze, gli studi che fanno certe volte anche sottoterra nei laboratori per fare una cosa invece molto pratica, no? Ce ne vuole parlare lei? Sì, perché diciamo, c'è questa dimensione dei fisici sperimentali che oltre a cercare, anzi per cercare di risolvere i misteri della natura, come quello della materia oscura, devono però passare attraverso la realizzazione di strumentazione, strumentazione anche Questa complessa, che dimensione implica coordinare il lavoro di tecnici, ricercatori, ingegneri, di gruppi di ricerca anche molto grandi. Ecco, Cristiano Galbiati, che è professore al Gran Sasso Science Institute, ma mantiene anche un insegnamento alla Princeton University, diciamo, si è trovato a Milano a avere a che fare proprio, come dire, dentro il fuoco della pandemia e ha capito che uno dei punti deboli era la realizzazione di ventilatori meccanici. Lo scarso numero di questi strumenti, che sono strumenti quelli che aiutano a respirare nelle terapie intensive, voglio dire, strumenti quindi essenziali per la vita dei pazienti, che sono di solito costruiti in maniera abbastanza complessa, che hanno un software proprietario, per cui non è pubblico. Ecco, l'idea è stata quella di riuscire, grazie all'aiuto naturalmente anche di colleghi medici che lavorano negli ospedali, di
mettere insieme le capacità di realizzare un progetto dei gruppi di fisica per realizzare un ventilatore meccanico che fosse semplice, che fosse con un progetto open access, che chiunque possa vedere come si fa, e che questa semplicità diventi poi un valore straordinariamente aggiunto. Perché dobbiamo pensare che questi ventilatori meccanici, se sono semplici da fare, con pezzi e parti che sono reperibili da tutte le parti, poi possono essere replicati anche nelle zone del mondo dove il livello tecnologico è meno alto. E quindi sto parlando dell'Africa, del sud-est asiatico e zone di questo tipo. Ecco, questo ventilatore meccanico è stato realizzato a tempo di record, funziona, ha ottenuto dall'ente americano il permesso di essere proprio provato e quindi di essere utilizzato già negli ospedali. Quindi questo è un successo straordinario, in cui si è messa a disposizione non già le conoscenze sulla struttura della materia o dell'universo, ma le conoscenze acquisite attraverso la progettazione di complesse apparecchiature, cioè un saper fare, un saper condurre delle grosse imprese. E il professor Ferroni si è messo a disposizione su questo e io sono veramente fiero di essere il rettore di un'istituzione in cui due dei miei professori hanno contribuito in maniera così decisiva a realizzare questo dispositivo che potrà salvare veramente le vite di tantissime persone, soprattutto nelle zone del mondo più sfortunate. Professor Russo, la competizione con le altre tre gambe del GSSI per il vostro Dipartimento di Scienze Sociali è alta, nel senso che picchiano questi delle altre tre gambe, Alta, però devo dire che abbiamo una serie di occasioni, purtroppo, a volte di esprimerci in quanto scienziati sociali. Siamo continuamente investiti da crisi, che siano recessioni economiche come queste, quindi il sapere, tra virgolette, delle scienze sociali è molto utile. Siamo anche spesso chiamati in causa a partecipare a un dibattito, tanto in comunità accademica che in queste occasioni. Quindi sì, la competizione è alta, ma teniamo, e poi c'è grande interdisciplinarità tra di noi, grande armonia, quindi non sentiamo la competizione. No, io le volevo fare, perché siamo arrivati, già, manca poco ormai, già, siamo quasi arrivati alla fine. No, le volevo fare ancora un'altra domanda in relazione a questa. Cioè, a me pare, perché diciamo, ho seguito un po' le vicende della nascita del GSSI dall'inizio, in quanto abbiamo fatto dei progetti all'Aquila, abbiamo collaborato anche con il GSSI all'Aquila in tante occasioni. Mi pare che la particolarità proprio di questa scuola di specializzazione sia proprio invece questo quarto pilastro, cioè questa istituzione degli studi sociali, che non è una cosa che si trova comunemente nelle altre scuole, diciamo, uguale alla vostra. Ecco, quindi anche da questo punto di vista voi rappresentate, ovviamente prima la mia era una battuta, rappresentate un'eccellenza perché riuscite nelle ipotesi proprio di lavoro a integrare quelle che sono le scoperte con invece l'aspetto probabilmente che è a mondo di tutti, che sono le persone umane. Cioè voi avete a che fare con il capitale umano, che poi è quello che è destinatario di tutte le cose che abbiamo detto. Ecco, da questo punto di vista, su che cosa lavorerete da qui nei prossimi anni con il vostro dipartimento? Avete un'indicazione di massimo oppure avete già le idee chiare su che cosa focalizzare la vostra attenzione? No, in realtà abbiamo delle linee di ricerca che portiamo avanti già da tempo. Una è sicuramente quella della resilienza delle aree interne. Come ricordavamo anche prima della diretta, siamo coinvolti in vari progetti a livello nazionale, e quindi cerchiamo di contribuire e animare in qualche modo il dibattito su questo. Poi abbiamo il tema dei disastri naturali, della resilienza ai disastri naturali, non può che essere così, essendo in Abruzzo. Abbiamo il tema della migrazione in particolare, insomma sì, una serie di temi che ci danno varie occasioni di riflessione. Ultimamente ci hanno raggiunto vari professori che si occupano di innovazione, anche questo è un tema cruciale oggi, quindi sì, sono più o meno dei temi che cerchiamo di portare avanti con coerenza in modo da anche essere riconoscibili all'esterno in quanto
un centro che si occupa di determinate aree di ricerca. Dicevamo, professor Coccia, quindi che una delle caratteristiche che forse distingue appunto il GSSI dalle altre scuole come la vostra è proprio questa dimensione, diciamo, questa dimensione all'interno degli studi della persona umana, non come persona che deve usufruire di alcuni risultati, ma proprio l'oggetto dello studio, che mi fa ritornare alla mente una cosa di cui discutevamo anche prima di andare in diretta, che tutto sommato però questa cosa chiude un po' il cerchio, perché in realtà anche quando voi state sotto il gran sasso, anche quando siete rinchiusi in un laboratorio, magari a colloquiare con degli esseri minuscoli, no? Che non parlano, però che vi dicono attraverso i momenti delle cose, voi, e uso una sua espressione, in realtà siete alla ricerca delle radici della nostra esistenza. Cioè, tutto sommato, il vostro interrogativo è quello, che è l'interrogativo degli interrogativi, chi siamo e da dove veniamo, poi in ultima analisi, no? Due cose volevo dire. La prima era a proposito del discorso del GSSI che accanto alle scienze dure, cioè la fisica, la matematica, l'informatica, c'ha anche questa componente di scienze sociali. Per me è fondamentale che ci sia e lo dico proprio da scienziato che come tutti fa un percorso, no? Un percorso di vita e anche un percorso di consapevolezza. Ecco, questa è la parola chiave che aggiunge avere anche le scienze sociali, perché noi quando facciamo ricerche, pensiamo, facciamo delle scoperte, avranno delle ricadute e tutto questo fa il progresso. Tutto questo fa il progresso e ci fermiamo qua, noi scienziati. Ma la domanda che viene dopo, il progresso di chi? Il progresso di pochi o il progresso di tutti? Ecco, questa domanda è una domanda fondamentale che normalmente lo scienziato interessato solo alla sua tematica di matematica, di fisica, di informatica, magari non si pone. Invece avere con noi gli economisti, i geografi, i sociologi, te la fa porre per forza. Cioè tu ti agiti, sei contento perché scopri le onde gravitazionali, perché scopri il bosone di Higgs e pensi in questo modo che hai fatto qualcosa, ed è vero naturalmente, di molto importante, ma tutto quello che poi ricade. Chi se lo prende? Chi ci guadagna? Va veramente a vantaggio di tutta l'umanità o va a vantaggio di pochi che ci fanno i soldi e ci fanno profitto? E creando disuguaglianza, magari. Ecco, questo crea una consapevolezza nuova che dà una dimensione nuova anche al mestiere di scienziato. Ecco perché, secondo me, porsi questo problema implica. A questo punto, le mie ricerche, quando faccio una scoperta, io mi tengo la proprietà intellettuale perché la voglio usare a vantaggio magari di quelle aziende, di quelle piccole e medie imprese che mettono fra le proprie missioni la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale. Ecco, voglio essere io a dirigere a vantaggio di chi andrà a questo progresso. Questo salto, diciamo così, per me è una maturazione, se vogliamo, del percorso di uno scienziato. Che io ho fatto stando a contatto con questa parte di scienze sociali. Quindi la considero veramente molto importante proprio per lo sviluppo anche della personalità degli scienziati che sono al GSSI. E questa è penetrata attraverso di noi. Ecco perché siamo veramente molto uniti anche fra di noi. L'altra domanda è, vabbè, l'altra domanda è chiaro, essere consapevoli che gli uomini non sono l'umanità. Non è qualcosa di staccato, di una natura diversa dal gas, dagli asteroidi, dalle nubi di idrogeno, ma che da lì veniamo, perché proprio dalla materia più semplice, gli atomi di idrogeno, condensandosi per gravità, arrivano a esserci le stelle, quindi a fondersi il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, e poi esplodendo a formare pianeti nei quali. Con una complessità via via crescente, per selezione naturale, arrivano organismi complessi, organismi viventi che si riproducono, che si evolvono, fino ad arrivare a noi. Ecco, il fatto che noi siamo della stessa sostanza di tutto il resto che c'è nell'universo, questo porta a una consapevolezza, diciamo, anche filosofica, forse anche spirituale, di tipo diverso. Mi pare che, diciamo, con questa mi verrebbe da dire
quasi definizione religiosa della, di chi siamo e dove siamo collocati, mi pare che la maniera migliore, diciamo, per salutarci, perché siamo arrivati alle 19:31. Il Dio di Spinoza, diceva Einstein, che credeva, diciamo, non ha mai detto veramente se credeva in Dio o no, salvo che in un'occasione lui ha detto: sì, io credo nel Dio di Spinoza. Che vuol dire il Dio di Spinoza? Che Spinoza vedeva Dio come tutto l'universo, Dio infinito, non è stato da qualche parte, è dappertutto, è tutto, è nella materia inanimata e nella materia animata. Da questo punto di vista, appunto, diciamo, siamo un tutt'uno con l'universo, qualsiasi nome gli vogliamo dare poi. Mi sembra una definizione bellissima, assieme a un'altra che ascoltai sempre da lei, io la ripeto spesso, me la vendo, diciamo, non come mia, ovviamente, ma la ripeto spesso, per esempio, anche alle mie figlie, mentre la stavo ascoltando a conversare in una chiesa sconsacrata che utilizziamo per queste cose. A un certo punto udì nel silenzio, perché lei ha la capacità di farsi ascoltare pur utilizzando un tono di voce molto basso, perché a un certo punto disse: siamo tutti polvere di stelle. È questa definizione che io trovo, oltre che romantica, cioè mi piace proprio a me essere polvere di stelle. Da quando lei l'ha detto io mi sono sentito meglio, cioè, ho detto sì, è proprio questo, forse è quello che mi mancava di sapere, siamo tutti polvere di stelle. Io purtroppo abbiamo finito il tempo che è volato via, io però prima di farvi dare a voi un saluto finale volevo davvero ringraziare il Rettore, ma volevo ringraziare anche l'Alessandra Faggiana, la prorettrice, che è stata già nostra ospite e ha già fatto il suo esordio anche su Pagina 21 con un bellissimo articolo. Ringraziare il GSSI a nome della Fondazione Di Vagno per l'amicizia, per aver creduto anche nel festival, continuando, diciamo, a seguirci. E volevo annunciare al Rettore che il festival quest'anno ci sarà, ovviamente sarà in edizione un po' diversa, non ci saranno quelle folle abbastanza, non dico oceaniche, ma insomma tutto quel gran numero di persone a cui lei era abituato, perché ovviamente dovremo rispettare nuove norme, ma stiamo lavorando a una edizione, diciamo, più lunga addirittura, che potrebbe iniziare a settembre e finire a dicembre e riproporre tutta una serie di cose. Quindi confidiamo ovviamente sul fatto di avervi accanto, sia, diciamo, come patrocini e come partner, ma anche avervi proprio come protagonisti, e poi, come facciamo tutti gli anni, decideremo insieme chi di voi verrà a parlare su quali tematiche. Vi lascerei prima la professoressa Urso e poi Eugenio Coccia, un saluto finale a chi ci sta ascoltando. Grazie ancora per averci invitato, quindi vi invito a seguire la lezione di domani e tutte quelle del ciclo GSSI il maggio per le scuole. Grazie professoressa Urso, professore Eugenio Coccia. Niente, un saluto a tutti, speriamo di non avervi, diciamo, annoiato e che anzi conosciate adesso meglio il Gran Sasso Science Institute. Grazie a chi ci ha ascoltato, ma anche a chi ci ascolterà soprattutto dopo questa registrazione nei prossimi giorni. Dico che il prossimo appuntamento è per lunedì, quindi torniamo nel giorno canonico, dalle 19 alle 19:30 con l'antropologo Marco Aime. Parleremo di frontiere, di migrazioni, insomma un argomento anche questo che ha a che fare molto con il Covid, ma ha a che fare con le nostre coscienze, con il nostro modo di stare al mondo. Arrivederci e ci vediamo lunedì. Arrivederci.